Da Pier Carolava, come anticipato dai programmi, questa mattina hanno iniziato la sfaldatura di Corso Certocannoni, che proseguirà con altre due o tre strade qui vicino. In una prima fase hanno fatto una fresatura di 10 cm, ora stanno mettendo giù 7 cm di binder, diciamo catrame grosso. Dopodiché, domani mattina, aggiungeranno 3 cm di catrame fine, passerà il rullo compressore e l'asfaltatura sarà terminata. Ora la macchina si è fermata. Adesso ha ripreso. Qui fa un caldo terribile, considerando che siamo a luglio. Più il catrame è ovviamente caldo, quindi c'è da immaginarsi questi poveri operai che fanno questo lavoro tutti i giorni come si devono trovare. Devi passare, eh? Passa. Siamo troppo sotto, eh? Hanno chiesto il permesso, dovevano passare. Adesso caricano nuovamente la macchina di catrame, di binder per la precisione, e poi continuano. Presumibilmente questa sera arriveranno fino in fondo al Certocannoni. Questa è solo una primissima parte del programma di asfaltature di diverse strade della città. Quindi finalmente cominceremo a vedere un volto nuovo, almeno per quanto riguarda le strade, non si parlerà più di buche. Finalmente. Ecco, qui sta passando già il rullo compressore. Ha già fatto un pezzo. Bene, buon lavoro.